Buongiorno, buon venerdì 7 aprile, venerdì santo su TV7 e al bar di Malcimino, oggi anche Sant'Ermanno, Sant'Eleno e Sant'Epifanio. Andiamo subito con le notizie e lievi miglioramenti per l'ex premier Silvio Berlusconi, da due notti ricoverato al San Raffaele. Nuovi bombardamenti intanto di Israele nel sud del Libano. Per quanto riguarda l'Italia invece, ok le assunzioni nella pubblica amministrazione, 2100 saranno nelle forze dell'ordine. Oggi ad Avellino alle 19 la processione del Cristo morto e dell'Addolorata. Alle 17 però prima sempre ad Avellino l'amministrazione comunale e un'associazione di volontariato regalano ai bimbi uova di cioccolato nella casetta di vetro in piazza Kennedy. Sempre oggi a Montella l'agonia e la processione di Gesù morto, la manifestazione partirà alle 18 e oggi a Gesualdo la sacra rappresentazione della passione di Cristo. Ieri invece sempre a Gesualdo successo per la caccia all'uovo svoltasi dalle 15 in piazza Umberto I. Il calcio, la Serie A, oggi alle 17 Salernitana-Inter, Salernitana 15esima, Inter al 5° posto. Alle 19 Lecce-Napoli si sfidano la 16esima e la prima in classifica. Alle 21 Milan-Empoli, con il Milan che è terzo e l'Empoli che è 14esimo. 29esima giornata, oggi dunque gli anticipi in questo venerdì santo. In Serie C domani 8 aprile alle 17.30 si gioca la sfida tra Avellino e Turris. Avellino 13esimo con 43 punti, la sfidante, i biancorossi 15esimi a quota 37. A tutti voi ancora un buon venerdì santo, ci ritroviamo domani.